Buonasera e buona Epifania a tutti. Bene, siamo qua e mi accingo a preparare la mia cena. È una cosa semplice, semplice. Siccome nessuno mi ha coccolato in questa giornata, mi coccolo da me. Ok? Ho deciso di coccolarmi un pochino. Ed ho acquistato delle meravigliose mazzancolle tigrate da cucinare in modo molto, molto semplice, veloce, ma gustoso. Le faremo crude con una salsina di avocado, del cavolo cappuccio che ho già tagliata julienne e marinato, arancia, limone e pomodorini. Prepariamo una cosina così, veloce, veloce, come siamo abituati a fare. Cominciamo a preparare il nostro piatto. Cosa importante in questo piatto è l'olio extravergine. Io ho dell'ottimo olio, mi è stato donato da degli amici e con quello. Ciao Salvatore, grazie. Allora, prendiamo il nostro piatto. E cominciamo ad adagiare il nostro cavolo cappuccio bianco che abbiamo condito con olio extravergine, sale e un pochino di aceto bianco. Quindi prepariamo, eccolo qua, il nostro cavolo cappuccio. Prepariamo la nostra salsina di avocado, è sufficiente mezzo avocado, tranquillamente. Faremo un bel piatto. Guardate quest'olio come si è bello attaccato alla nostra verdura. Ecco fatto. Abbiamo messo salaida, abbiamo messo il nostro cavolo cappuccio, lo mettiamo da parte, prendiamo il nostro avocado, lo puliamo, come dicevo prima ne è sufficiente metà, quindi deve essere la maturazione giusta, questo è perfetto, né troppo maturo ma neanche troppo. Facciamo a pezzi, lo mettiamo in un recipiente, poi con l'aiuto di un frullatore di immersione prepareremo la nostra tazzina. Molto molto semplice, ecco qua. Bene, ci mettiamo 2-3 pomodorini datterini. Pochino di olio extravergine, come ho detto, l'olio in questo piatto la fa da padrone, e un pochino di sale, e ci metteremo anche un po' di limone. Il limone, l'arancia, i nostri prodotti, i nostri profumi. Nostro limone. Ecco fatto. E adesso lo possiamo frullare. Ecco
Salvatore. Ecco fatto. Anche la nostra panzina è bella e pronta. Abbiamo fatto anche questa. Eccola qua, la salsetta è pronta, avete visto? Ci è voluto pochissimo. Prendiamo la nostra arancia, la puliamo. Ok, e abbiamo qui, ciao Bilal, la nostra bella arancia, la facciamo a fettine. Sembra un sole quanto è bella, le nostre arance di Sicilia. Abbiamo un patrimonio inestimabile. Violetta. Grazie, buon anno anche a te Violetta. Mi fa molto piacere. Siete sempre molto gentili. È una cosa stupenda la gentilezza. Un pochino se n'è persa un po' la strada. Vedete, molto semplicemente, ecco qua. La sto mettendo sul nostro bel piatto. Ecco qui, abbiamo messo la nostra bella arancia, una bella nota di colore. Bene, adesso andiamo a prendere le nostre mozzarelle. Però, eh? Belle, eh? Guardate un po', le dobbiamo pulire. Togliamo il carapace. Vedete? Abbiamo tolto il carapace, poi in questo modo, eccola qua, abbiamo tolto il carapace, questa è la parte interna della nostra mozzarella. Dobbiamo andare a togliere quello che è l'intestino, ok? Eccolo qua. Il filamento interno, ecco fatto, lo abbiamo tolto, ecco qui, abbiamo tolto il filamento interno. Grazie a voi Maria Teresa, siete sempre gentilissimi. Fate sempre tanto piacere dialogare. Ecco qua. Adesso li adagiamo di qua, che poi dovremo condire. Ecco qui. E procediamo. Vedete? Tolgo in questo modo il carapace, lo abbiamo tolto. Ecco qua. Molto semplicemente, se volete potete togliere anche la testa, però è un peccato perché perde figura, di figura il piatto. Ok, l'abbiamo tolta. Sul dorso, vedete, questa è la testa. Questa è... Ciao Domenico, grazie, buonasera a te. Come abbiamo visto prima, incidiamo delicatamente. Eccola qua, vedete? Questo è l'intestino. E via. L'abbiamo tolto.
E anche questa è pronta. Poi vi prometto, quando trovo un bel granchio grande, come la volta scorsa che abbiamo fatto la zuppa di ceci, faremo i tonnarelli fatti in casa con la polpa di granchio e il pomodorino da terreno. Faremo un po' cosetta di... Ah, forte, eh? Però per il momento, adesso, abbiamo mangiato tanto, bisogna mangiare delle cose un pochino più leggere. Belle insalate... Pesce cucinato in modo delicato e della carne, ecco qua, anche perché adesso arriva Carnevale e cominciamo con i dolcetti di Carnevale e non si finisce mai di mangiare, quindi facciamo anche delle ricette, cuciniamo qualcosina di più salutare. Poi vedremo più avanti, faremo anche altri piatti. Cucineremo anche di nuovo dell'avena, della quinoa. Fa freddo, inverno, quindi qualche zuppetta, qualche piatto caldo alternativo lo facciamo. E poi vi prometto anche quello, beh, non è molto delicato, però faremo anche quello, delle maltagliate con fagioli, borlotti e polpo. Un piattino un pochino, proprio per quando fa freddo. Ok, benissimo. Abbiamo pulito le nostre mazzantolle. Ora le dobbiamo condire. Le condiremo con il nostro olio, ovviamente, il nostro stupendo olio. Il limone, ovviamente il limone non può mancare, ok, facciamo, vedete, molto semplice cucinare questo piatto, non ci vuole molto. Un pochino di pepe, mettiamo. Un pochino di sale, poco poco, e comunque il pesce è già saporito di suo, quindi un pochettino di sale, li condiamo bene bene. Poi metteremo anche delle erbe aromatiche, quindi della menta e del prezzemolo, oppure come si dice, stai sempre in mezzo, come il prezzemolo, giustamente il prezzemolo non può mancare. Scusate, abbiate, perdono, il pepe mi ha fatto starnutire. Oh, ecco qui, quindi abbiamo messo il prezzemolo, abbiamo messo il limone, sale, pepe e soprattutto il nostro meraviglioso olio. Adesso mettiamo anche qualche fetta di menta, buonissima, qualche fogliolina di menta, eccola qua, oh, e il nostro condimento è pronto. Chiaramente se queste le condite un pochino prima di servirle, un po' prima, si insaporiscono per bene, è chiaro, la marinatura più sta e più dà sapore al nostro pesce. Bene. Ora abbiamo qua la nostra salsina, ricordate la nostra bella salsa di avocado, eccola qua, è buonissima. E si sposa magnificamente con questo piatto.
Quindi mettiamo, ecco qua, stiamo mettendo la nostra salsina di avocado. Ok. Qualche pomodorino lo mettiamo, pomodorini datterini, quindi sempre patrimonio, nostro patrimonio. Li apriamo in questo modo. Abbiamo veramente un patrimonio enorme. Ciao Camilla, ben trovata. Abbiamo un patrimonio enogastronomico, una varietà di frutta, di verdura, di ortaggi. E ultimamente abbiamo anche le nostre culture di avocado, anche la frutta esotica ha trovato il proprio habitat da noi. Che ci possiamo fare? Da noi tutto viene bene. Quindi abbiamo messo i pomodorini, le arance, il cavolo cappuccio, ecco qua, vedete il nostro piatto, abbiamo messo anche i nostri bei pomodorini, guardate quanto è bello colorato. E adesso andiamo a sistemare le nostre belle mazzancolle. Sono uno spettacolo, ragazzi, ve lo posso assicurare. Ok. Bene, abbiamo messo anche le nostre mazzancolle. Ultimo tocco. Mettiamo il nostro condimento, così. Ecco qua. Qualche olivetta, perché no? Certo. Mettiamo anche qualche olivetta. Un filino d'olio. Ciao Sergio! Sulle nostre arance, ok, anche sulle nostre, i nostri pomodorini, perfetto. Cerchiamo di decorare bene il nostro piatto, facciamo una bella figura. E per ultimo andremo a dare la grattatina di scorza di arancia e di limone. Daranno quel tocco di profumo in più, come abbiamo detto, ai profumi mediterranei. Allora aspetta Orazio che mi metto gli occhiali, così leggiamo tutto, eh? Aspetta un attimo così ti rispondo. Orazio, sei molto gentile. Grazie Orazio, ci metto tutta la mia passione, mi fa molto piacere che vi piacciano, che cerco di metterci un po' di fantasia e tanto amore soprattutto, soprattutto tanto amore. Ecco qua, un po' di limone. Se volete metterci un altro pochino di pepe potete farlo, io già l'ho messo nel condimento, quindi è sufficiente. Un pochino di sale sulle arance, questo a seconda dei vostri gusti. Oh, ecco qua, mettiamo un pochino di prezzemolo a guarnizione. Ecco fatto. Beh, eccolo qua il nostro piatto. Il nostro piatto è pronto. La mia cena anche. Mi sono fatta la mia calza della Befana, un po' particolare,
Però buona, eh? Benissimo. Camilla, ne mazzancolle crude sono buonissimi. Buone, 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 mazzancolle, scampi, i gamberi rossi di Sicilia, quelli rosa. Già altre volte abbiamo fatto altri piatti. Sono veramente buone, chiaramente devono essere abbattute. Se non sono abbattute, le potete tenere nel surgelatore, nel pozzetto, no, per 72 ore, 3 giorni. Passato quel tempo, potete condirle a crudo, in questo modo. Bene. Ecco il piatto, vi auguro una buona Epifania, un buon anno di nuovo e ci vediamo alla prossima ricetta. E buona serata a tutti. Grazie dell'attenzione, grazie del vostro supporto e dei vostri complimenti. Mi fa molto piacere. E ci vedremo presto con altre ricette. Un bacio e un abbraccio a tutti quanti. Dimmi Camilla, aspetta un attimo che metto gli occhiali. Sono diventata vecchietta e non ci vedo più. Così leggo. Grazie Camilla, mi fa tanto piacere. Bene, vi saluto, vi mando un abbraccio grande grande, buon anno a tutti di nuovo. Speriamo che quest'anno ci porti via l'Epifania, anche i guai molto grandi che ancora abbiamo e possiamo tornare ad abbracciarci non solo virtualmente ma anche fisicamente. Un saluto particolare ai nostri amici di Amatrice, vedete? Eccolo qua, c'è scritto Amatrice con la mocchetta, quindi baci baci anche a voi di Amatrice e anche per voi spero che si rimetta a posto tutto quanto. Un bacio e un abbraccio di nuovo e alla prossima ricetta. Ciao a tutti!